poveri uomini innamorati dei sogni, con lo sguardo stregato da segnali lontani. Allora, sulla domanda, le domande sono due. Una, e poi comunque, scusate, io penso che l'Italia abbia la nuova giovane generazione di registi migliore d'Europa. In Spagna hanno Benabar, che sta già a Hollywood da anni. La Francia, io non so, bei film d'autore giovani non ne vedo da un parecchio tempo. La Germania, sì, è tornata fuori con bellissimi film. L'Inghilterra, che è a disposizione del mercato del mondo, a parte i grandi che conosciamo, di giovani non ci sono. Qui in Italia c'è comunque una giovane generazione che a volte riesce anche a trovare un buono spazio, a volte fatica a trovare uno spazio distributivo, ma insomma, guardiamo anche quello che abbiamo. Abbiamo comunque una generazione di giovani registi molto, 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 molto valida, molto valida anche come rinnovamento del linguaggio visivo. Ecco, cosa io quando ho cominciato a fare l'attrice ho lavorato soprattutto con fortuna, per carità, però con i grandi che ancora c'erano, con Antonioni, con la Cavani, con italiani, non c'era la giovane generazione, non c'era proprio, non esisteva, o comunque era un cinema piccolo, che ombelicale, che non aveva niente da raccontare. Io trovo che ogni anno ci sono, poi come nel vino, le annate migliori e le annate peggiori, ci sono delle uscite di film, opere prime, opere seconde, ottime, ottime. A volte ci sono delle annate un po' meno buone, ma insomma, questo non per dire gioiamo, però insomma, accanto alla polemica giusta, alle osservazioni giuste, viviamo in un momento che assomiglia un po' a quel cielo che abbiamo fuori, ci sono anche delle belle cose. Ecco. Assolutamente convinta, tra l'altro ricorderei che il grande cinema tedesco, non ricordo perché c'era, ma insomma, dire Germania in autunno, se non ci fosse stato un circuito alternativo ai grandi cinema non l'avrebbe visto nessuno, perché certamente non era comunque il cinema dei grandi incassi quello che ci piaceva. Semplicemente potevamo andare a vedere Il Padrino e Germania in autunno, cioè non sono contemporanei, ma insomma, e il cinema di Kluge, voglio dire, adesso non c'è più questo. Oltre a tutti i problemi che avete detto prima, e qui volevo arrivare alla prima domanda, sai, poi devo fare una cretina, quindi, insomma, cretina meno boh. Lei parla, Amoroso, di racconta della caduta del muro di Berlino, cioè la nascita in pratica del pensiero unico, la nascita ufficiale e definitiva del pensiero unico. Noi ce la prendiamo sempre con Berlusconi, a ricordare le leggi urbane, ma questa situazione di oggi, che noi paghiamo oggi qui e che si paga un po' in tutto il mondo, non credo che sia figlia di una situazione molto più generale, visto che ne ha parlato oltretutto, non è? No, che i fenomeni sono... Sì, assolutamente sì. La seconda, la faccio subito, la seconda niente, volevo sapere come è entrata Littizzetto in questo progetto. Sì. Allora, ma per quanto riguarda la prima domanda, se... Certo, insomma, il neoliberismo non è soltanto un fenomeno italiano, è un fenomeno mondiale, l'economia globale appunto è un fenomeno mondiale. Insomma, io penso di aver inserito questa storia appunto in un contesto, insomma, critico rispetto a queste modalità, insomma, cioè a questo fenomeno che poi, insomma, diciamo, il neoliberismo è nato. Io prima citavo la Thatcher, ma insomma, diciamo dagli anni 80 in poi, quindi che ha creato una sempre più divaricazione tra quello che è cioè tra i cittadini ricchi e poveri, cioè tra la ricchezza e la povertà, cioè voglio dire, ha creato, ecco, degli elementi, dei soggetti scarto, va bene, e senza diritti, come? Anche culturali, esatto, certo, come no, ma infatti stiamo parlando proprio di questo, io non è che dico che l'Italia è così, la Francia è uguale, cioè voglio dire, anche questo rapporto, poi tra adesso magari divaghiamo, anche il rapporto tra il cinema e la televisione, infatti alcuni autori francesi hanno lamentato proprio questo, è chiaro che nel momento in cui il cinema viene prodotto dalla televisione, perché poi non è soltanto un fenomeno italiano, è chiaro che perde insomma quella forza. Poi comunque a proposito di quando lei diceva ma il cinema così marginale c'è sempre stato, underground, io non mi considero un underground. Si poteva vedere
Ah, se, si potevano vedere, perché io sempre, io da parenti serpenti, da come mi vuoi, non era un film che è passato in televisione tante volte ed è vivo per quello, perché poi la pellicola proprio scomparsa, non esiste neanche più. Anche il ruolo è diventato. Certo. No, ma per sì, sì. No, ma non è per questo. No, è perché io non, insomma, penso. No. È perché penso di fare un cinema popolare. Perché a me piace, voglio dire, il cinema popolare, insomma, io sono di quella sede che dice, forse probabilmente lo diceva Truffaut, cioè un cinema è fatto di sedie, queste sedie devono essere riempite, devono essere occupate, voglio dire. Cioè a me piace quello, insomma, non mi piace. Hai capito, il cinema così marginale. Sì, certo, ma voglio dire, non è questo. Poi vi chiarite dopo. Non è cioè, per quanto riguarda la Littizzetto, cioè Littizzetto niente, è una mia amica e io penso che sia venuta anche perché chiaramente insomma, aveva detto la sceneggiatura, insomma gli piaceva e poi perché forse io adesso la dico come una specie di bollino, insomma, di marchio di quest'Italia così come oggi, insomma mi sembra una mente libera, una mente simpatica, ironica. Questo. Prego. Abbiamo una domanda per Dissro, sì, poi una domanda per sposato progetto. Certo. Beh, certo. Una domanda per il regista e per Luca Leonello. Sono qui. Intanto complimenti per il film, è fantastico. Volevo sapere qualcosa di più di Edward Gabbia e come sì. Avete lavorato, come è stato il rapporto con gli altri attori e come avete lavorato visto che avete lavorato molto sugli sguardi, ci sono questi sguardi intensi poi evidenziati anche dal rapporto con la fotografia, ma soprattutto tra i due protagonisti, se ci può dire qualcosa. Ma allora Edward Gabbia, dunque io per tanto tempo ho cercato insomma questo attore perché volevo che lui fosse, ecco, non il classico, non so, Rumino, che non siamo abituati anche a dei cliché, insomma, e Bruno eccetera, mi piaceva insomma questo biondo e quindi l'ho cercato tantissimo. Poi casualmente insomma una sera un mio amico mi dice guarda che c'è all'Ambra Iovinelli per Enzini, questo vi parlo ormai di 2-3 anni fa, c'è un gruppo rumeno insomma di performer rumeni. E io sono andato lì in maniera molto scettica e mi ricordo che all'inizio questi tre personaggi avevano delle maschere, non so, del Topolino. A un certo punto si sono tolte queste maschere e io ho visto Edward e ho subito pensato che doveva essere per forza lui, insomma, il protagonista del film. Quindi è una cosa un po', sono raccontata così, ma insomma c'era anche delle cose un po' magiche. Quindi ecco, l'ho incontrato. Il lavoro è stato, insomma, all'inizio anche abbastanza duro, perché Edward chiaramente non parlava l'italiano, cioè non aveva... quindi è stato qui poi diversi mesi, insomma, ha imparato anche insomma, a gestirsi. Volevo però dire che il film, questo film, è, mi piace dirlo, che è stato costruito, è stato girato proprio come si faceva insomma, all'epoca del neorealismo, cioè è un classico film neorealista, perché oltre ad avere degli elementi, diciamo, di documentari, insomma documentaristici, ha però anche degli elementi assolutamente di ricostruzione, cioè la casa per esempio loro, la casa di Giovanni Michele, è una casa ricostruita, non è vera insomma, e chiaramente poi è vero il palazzo, è vero il pigneto, però ecco mi piace dire questo, che sono proprio quegli elementi tipici del vero cinema insomma neorealista, in cui c'era anche la commistione tra il vero e il falso, noi abbiamo giocato molto su questo vero falso insomma. Domanda per Luca Di Mello? Se non vuoi, no, ma, guarda, è obbligatoria. La ripeto, era semplicemente come è stato il rapporto con lui sul set. Guarda, quello è stato un altro grande privilegio, perché recitare con un attore che in realtà non ha l'esperienza, il background di un attore, quindi la tecnica, che ha alcune consapevolezze, eccetera, è stata la molla che ci ha portato a quel tipo di, diciamo così, tra virgolette, di recitazione iperrealistica. E quindi me lo so preso, me lo so portato a casa, come nel film, abbiamo cominciato a mangiare i succhi, le cose insieme. Da questo suo essere comunque artista, perché lui è un bravissimo ballerino performer, anzi fa addirittura una danza molto particolare, molto personale, è nato quel rapporto che poi si vede nel film,
Quindi anche in questo ci ha accompagnato Carmine, perché a volte, come ha detto prima, la telecamera era addirittura nascosta. Adesso non so se si può dire telecamera o macchina da presa, comunque il cinema era nascosto da qualche parte e noi potevamo così essere il più naturali possibile immersi in questa città vera. Ma se lo stai cercando, un senso forse c'è, ma non chiederlo alle stelle, cercalo dentro di te.